Nel video scorso abbiamo iniziato l'esplorazione dello stato del Gujarat, lo stato più ovest del subcontinente indiano, famoso per tre cose: la cucina dolce, la casa dove è nato Gandhi, il deserto di sale. Più di 60 milioni di persone vivono in questo territorio. La lingua parlata è il Gujarati, che ha anche un alfabeto diverso rispetto all'Hindi, lingua nazionale indiana. Bagnato dal Mar Arabico e al confine con il Pakistan, il Gujarat è poco conosciuto dal turismo straniero, ma molto apprezzato da quello locale, per via dei numerosi templi e luoghi di pellegrinaggio. Ovviamente, in quanto unici turisti non indiani, finiamo per infilarci in situazioni assurde, ma anche con un non so che di familiare. Le persone sono genuinamente curiose di incontrarci e di praticare lo sport nazionale, il selfie. Sono appena venuti a bussarci perché è l'ora del checkout, quindi si comincia una nuova giornata indiana. Noi siamo pronti. Paolo sta contando i soldi in fondo, sì, guardalo che fa il ricco. Ma l'abbiamo già fatta vedere come sono le rupie indiane? Le rupie indiane solo con Gandhi. Sì. Qui abbiamo Gandhi, questo 500. 500 sono 6 euro. Sì. 6-7 euro. Che è la banconota più grossa che c'è, sì. O almeno che noi abbiamo mai avuto. Con questa si fa un po' fatica ad andare in giro perché spesso non te la cambiano. Non hanno il resto, sì. E poi ci sono quelle più piccole, 10 rupie, 10 rupees, è quella un po' più utilizzata, soprattutto per le cose che facciamo noi, sì. E cioè prendere il chai, prendere i biscottini, prendere le cose piccine, in genere tutto quanto 10 rupees, se no ci sono... Le 50 abbiamo, 50 rupie, ma sempre lui, sempre il Gandhi. E c'è anche il 20 e ci sono anche le monetine da 1 e da 2. Eh sì, quelle ora valgono proprio poco. Buongiorno India. Buongiorno India, siamo nel vivo già dell'azione qua. Guarda quanto bel casino, si comincia subito con i clacson. Ma perché questo sta andando in contromano? Beautiful. Camera. Location. Okay. Ma'am. Okay. Okay. There. Beautiful. Beautiful. Yes. Okay. Very beautiful. Or Jum. Palace. Haveli. Haveli. Okay. Ecco foto. Okay. Vogliono Angela. Mannaggia, ecco un'altra foto. Signora, giusto le ciabatte, flip flop, very good. Hello, how are you? Good, very good. Bye. Ragazzi, servono le scope, sono a Rondò, qua tutte le signore vendono le scope. Ecco, vediamo se riesco a passare. Anche passare non è facile. Attraversare. Eccole qua. Namaste. Guarda i braccialetti. Hai visto? Namaste. Ah, che bei colori. Guarda qua che super mega bilancia. Hello. Ah, ok. Hello. Siamo un po' dei VIPs oggi. Andiamo in giro, stringiamo mani a tutti. Facciamo foto con tutti. Tutti ci guardano, ci osservano. Insomma, vai, Tom Cruise. So come ci si sente, Ragazzi, ci siamo fermati un attimo a guardare la mappa per capire se stavamo andando nella direzione giusta. Una platea di 30 persone davanti, bambini a noi. E bambini, adulti che ci guardavano. Tipo la signora col carretto. Oppla. Ci guardavano proprio tipo estasiati, come se avessero visto qualcosa di nuovo, completamente diverso. Finalmente un bel tempietto sobrio, di quelli belli indiani super colorati. Voilà. Voilà. Voilà, Marai.
Oh, voilà, voilà, Gumarai. Ah, il nome di questo dio cobra. Che roba. Your Itlis Piamas for su. Ah? Your Itlis Piamas for su. For su? Su, Italy. Italy Piamas for su. What are you doing there? Work online. Work online. Online. Internet. You are doing online. Yes, business. Yes, okay, yes, okay. Yes. In which company? My company. Okay. Yes. You are owner of your company. Yes. Very nice. Very nice. Very nice. Okay, welcome. See you. To Waikou. Thank you very much. Thank you. Davanti a questo cane spiaggiato, di fronte alla statua del dio cobra, lì dentro, il signore ci ha raccontato che è uno shoemaker, però lo intendeva shoe, quindi scarpe, un calzolaio. Carino. Molto carino, signore. Adesso andiamo invece al tempio jainista, lì in fondo. Ecco l'ingresso, bello sobrio, con l'elefantone, anche di qua. Ok, devo mettere i pantaloni lunghi della tuta. Ok, thank you. Wow, bello. Siamo entrati, ragazzi, in un tempio jainista. Il jainismo è la religione meno diffusa in India, solo lo 0,4% della popolazione indiana pratica questa religione ed è diffusa soprattutto in questa zona, nell'ovest del paese. E il jainismo, praticamente alla base, diciamo, per semplificare un po' questa religione, perché ovviamente anch'essa è molto molto complessa, c'è questo tentativo di fermare la reincarnazione dell'anima per trovare la pace eterna, e per farlo bisogna vivere questa vita ascetica molto semplice e di abbandono, basata appunto sul fatto che non si deve fare del male a nessun'altra creatura. Quindi, ad esempio, sono ad esempio vegetariani i jainisti, la maggior parte dei jainisti, e non mangiano neanche le radici, come possono essere le cipolle piuttosto che le patate, perché appunto credono che mangiando la radice della pianta si faccia del male alla pianta stessa. Dromedario, guarda qua quando è tornato. Tanto anche la fa la foto, c'è un sacco di persone, i tuk-tuk che passano dietro. Che bel casino l'India. Guarda che bellino l'asinello triste. Siamo in un hotel, ma non un hotel normale, un hotel dove si mangia, cioè ristorante. Che però qua, vedete, viene chiamato hotel. E questo è il menù. Ci siamo presi un po' di robina. Ci siamo presi un curry, che dovrebbe essere patate e piselli, e un riso con le verdure e qualche ciabatti a volontà, insomma. Guardate che bel riso giallo con tutte le verdure, e questo è il curry. Speriamo non sia troppo piccante. Buono sto riso, un po' all'asiatica. Buono, buono, non è neanche tanto piccante, giusto una puntina, ma quello che ci vuole. E invece questo com'è? Anche questo molto buono. È sempre difficile descrivere i sapori indiani perché sono un mix di spezie. Sì, c'è un po' di sapore misto, non riesci neanche a dire, cioè non so dirti che sapore ha. È spezioso, sa di patate, spezioso. Sa di piselli e di spezie varie. Ma la spezia copre? Questa è buona. Questa è buona e non buona, copre? No, senti il sapore del resto? Sì. Vedi, quelli buoni sono così. Sì. E intanto fuori dal ristorante si passa a cavallo. Il signore mi ha chiamato per fare una foto. Eccolo qua. Ok. Ah, guarda che bello, signore.
You like camera? Okay. Like. Like. This one. Oh, this one good. Back side, you can take back side. Vedi. Stanno guardando, sta guardando la camera. Good. Hello, very good. Very good. Yes. Yes. Ok. See you. Bye bye. C'è una cosa interessante sui prezzi in India, che secondo me è solo in India, cioè non credo che in altri paesi sia applicata, è l'MRP, sarebbe il Maximum Retail Price, cioè il prezzo massimo a cui un oggetto può essere venduto. Viene stabilito per legge che il venditore non potrà mai superare quel prezzo, e quel prezzo è stampato sulla confezione. Ah, questa è una cosa bellissima, soprattutto perché da viaggiatori non si viene raggirati, non bisogna contrattare, quindi vai tranquillissimo, perché sia nei negozietti di alimentari sia nelle farmacie, per esempio, tutto è stampato sui saponi, sugli shampoo, sulle patatine. Vedete qua è scritto anche bello grosso il prezzo, e quindi non c'è neanche da chiedere. Esatto, tra l'altro non è un consiglio, è proprio per legge questo prezzo, che viene stabilito dal produttore, quindi all'inizio della catena viene stabilito quale sarà il prezzo massimo che un venditore finale potrà chiedere. Ecco, ci sono altre categorie che sono un po' più oscure, per esempio gli hotel, quindi lì bisogna magari un po' contrattare, stare più attenti, e i taxi chiaramente non hanno prezzi fissi, e quindi lì invece bisogna anche contrattare, bisogna parlare con il venditore. E anche sui prodotti freschi, no? Tipo la frutta, la verdura, anche in quel caso è un prezzo ovviamente al chilo, che qua dicono kg, e quello ovviamente non è fisso, ma dipende appunto dal venditore. La stazione degli autobus, e come sempre non si capisce nulla. Vi faccio vedere quanta gente c'è in questa stazione. Ci prendiamo una bottiglia d'acqua alla canteen. Ah, qua si mangia pure volendo. In uno dei primi video sull'India vi abbiamo raccontato di quanto sia importante, purtroppo per l'ambiente, comprare acqua in bottiglia, perché se si va a prendere acqua da fonti un po' sconosciute si rischia veramente, quindi purtroppo questa è l'opzione da tenere in considerazione per bere acqua. C'è un dettaglio però fondamentale che ci avete raccontato voi nei commenti, e adesso ve lo diciamo. L'acqua in bottiglia è stata portata qui da un bresciano, da un italiano bresciano di Brescia, Esatto. Signor Bisleri. Bisleri è la marca più conosciuta in assoluto in India per quanto riguarda l'acqua imbottigliata. Lui l'ha portata negli anni 60, però in vetro, quindi imbottigliata in vetro, e in versione sia naturale che frizzante. Poi è rimasto praticamente solo il marchio, cioè il nome, che praticamente viene copiato e scopiazzato da tutti quanti, cioè la Bisleri, la Bisliri, la Bislori, la Bisluri, la Bisnori, Bisniri, Bisnetti. Di tutto, insomma. E tutte quante con la stessa grafica, con gli stessi colori. Quindi praticamente dire Bisleri è come dire acqua in bottiglia in India. È un sinonimo in quindi pratica. Fate conto voi quanto è diffusa questa marca. Poi è stata comprata da invece un grosso marchio indiano, Parle, che è lo stesso di biscottini che ci piacciono con la tanto. La bambina sopra. Ecco. Una cosa fondamentale che abbiamo già detto e ripetiamo perché è importantissima: bisogna stare molto attenti anche quando si compra l'acqua, perché ogni tanto, soprattutto nelle zone più turistiche, c'è questo trucchetto: si vanno a riempire, facendo un buco sotto, le bottiglie riciclate, quindi vengono riempite con acqua di dubbia provenienza. Quindi bisogna sempre stare attenti a guardare cosa c'è qui sotto e che il tappo sia chiuso ermeticamente. Questo è fondamentale ogni volta che si va a comprare l'acqua. Noi quando troviamo una fonte attendibile, in realtà proviamo sempre a riempire, perché ci dispiace veramente tantissimo comprare tutte queste bottiglie di plastica, ed è importante quando si riesce invece andare a riempire. Purtroppo non ci sono tantissime fonti sicure, quindi non accade molto spesso, purtroppo. È questo! Ah, che bellezza! Arrivati! Bunga, yes. Ah. Abbiamo fatto una decina di chilometri con l'autobus in quel bel casino, però siamo arrivati in questo posto invece tranquillissimo. È un paesino, si chiama Kunger, e siamo venuti perché abbiamo visto dei templi sulla mappa di Google. Ragazzi, facciamo queste ricerche un po' a caso, noi ci mettiamo lì e andiamo a vedere le foto,
e c'era questo, c'erano questi templi molto molto, come definirei, colorati sì. E assurdi, variopinti. Eccolo qua il paesino, ci stiamo addentrando. Namaste. 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 Che bello qua davanti a questo tempio colorato in legno. E qui c'è anche il sarto che lavora. Namaste. Eccoci arrivati ragazzi a questo tempio che diversamente dal solito è dedicato a una strega. Quindi le persone vengono qui e chiedono alla strega di esaudire i loro desideri. Vedete qua, ci stiamo avvicinando. Mentre qui passa una bella mandria di mucche e tori, noi entriamo. Oh, questo tempio qui ragazzi, già da fuori si capisce, vedete, ci sono queste statue di varie divinità. Adesso andiamo a vedere una mega statua enorme di Shiva. Ecco qua. Eccoci al cospetto di Shiva, che ai suoi lati ha Ganesha, il dio elefante, Hanuman, il dio scimmia. Di fronte a questa mucca sacra gigante adagiata su questa struttura, sotto la quale c'è una enorme tartaruga. Sì, è molto bizzarra, diciamo, tutta questa struttura, tutto quello che c'è qui. Se poi pensiamo che questa parte tutta colorata, gigantesca, anche un pochino kitsch, è in un villaggio che non ha neanche le strade asfaltate, quindi c'è questo contrasto. Comunque non so se si capisce quanto è alta la statua di Shiva, quella delle spalle. Sì, si capisce, Angela, si capisce. È enorme, altissima, e Shiva è una delle tre divinità più importanti per gli induisti, fa parte della Trinità insieme a Brahma e Vishnu, e lui è il dio distruttore, ma distruzione intesa nel senso di trasformazione, e viene sempre rappresentato con alcuni simboli che sono il serpente attorno al collo, eccolo lì, la dea Ganga che esce dai suoi capelli là in alto. La dea Ganga è la dea del fiume Gange, infatti Shiva è venerato soprattutto a Varanasi. Poi abbiamo la mezzaluna sempre sulla testa, e scendendo c'è il tridente in una mano, simbolo del suo potere, e un tamburo nell'altra. È sempre seduto su una pelle di tigre, eccolo qua. Se guardate ci sono anche tutto un sacco di pappagallini proprio lì sulla collana e sui bracciali. Anche la maledetta il serpente? Sì, l'ho detto. L'ho detto l'om sulla mano destra? Detto, questo no. E l'altra mano sinistra sul ginocchio, hai capito? È bello complicato. Questa invece è la dea Kali, qui rappresentata con 10 braccia, una collana di teste mozzate, un'altra testa mozzata in una delle 10 mani, e lì sotto Shiva sotto il suo piede, alla faccia. Lei rappresenta proprio la ferocia e la morte. Bene ragazzi, noi ci siamo fatti la nostra lezione di induismo, siamo alle prime armi. Non è semplice capire perché vedete che è complicato. Di fronte a queste belle figure simpatiche ma allo stesso tempo piene di significati, adesso comunque noi riprendiamo l'autobus, torniamo a Patan. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non abbiamo detto una cosa importante. Ecco, allora, attenzione, un attimo prima di chiudere. Che cosa, Anna? La statua di Shiva e della moglie Parvati, e Ganesha, che appunto il dio elefante, era loro figlio. Ah, e raga, qua è grossa la situazione. Ragazzi, ma quanto sono intriganti queste cose, no? Sembra tipo una fiction, una telenovela, no? Succede di tutto. Sembra un po' cartone animato, sì, anche, sì, devo anche, dire. Beh. E via, anche in India si fa autostop. Il signore ci offre un passaggio sul biagione, sul biagino in realtà. Maruti Suzuki, grande quanto il biagino. Ecco qua, anche là dietro e io davanti. Signore, ci offre il passaggio un mitico uomo.
Social study. So in the class 6 and 8. Class 6. 6 grade. Ah, il signore è un insegnante, insegnante di studi sociali. Ah, che bello il viaggino! Con la guida inglese. You are in India. 3 weeks. 3 weeks. Yes. Viaggio Porte, this one. Okay. Same Maruti. Arrivati. Guarda che bello, ragazzi. Viaggino bianco. Thank you, namaste. Siamo arrivati alla stazione, ragazzi. Stasera prendiamo questo autobus notturno. Eccolo qua. Saremo sdraiati addirittura stasera, quindi va proprio di lusso. E questo è l'autobus. Angela in coda. Sei già stanca, Angela? Sarà una lunga notte. Ah, ricorda più un treno. Ah, vedi che ci sono i posti doppi sulla sinistra. Questo è uno dei nostri. Già belli l'ercio. Bello l'ercio? Ottimo, ottimo. Questo è il nostro? Sì, perfetto. Buono. Angela, ti dico solo che dalla preview qua, insomma, sembra un po' un posto da incubo. Non solo dalla preview, direi. Siamo in posizione, pronti per la notte. Siamo quasi, qua fuori non c'è una festa, tipo, sono tutti urlano. Sempre un bel casino. Buonanotte. Buonanotte. Ce la fai a dormire? No, sto cercando di non vomitare. Sembra che si stia distruggendo tutto, perché o la strada è completamente sterrata ma non riusciamo a vedere fuori, o ci sono delle buche assurde e ad ogni buca sembra che si distrugga tutto ogni volta. Incredibile che siano ancora tutti vetri per il casino che fanno. Non dormiremo mai. Ore 4, siamo arrivati. In mezzo a niente praticamente. Allora, siamo davanti al baracchino del tè, già preso il tè e abbiamo preso anche un piatto, adesso non sappiamo bene come si chiami, ma è qualcosa di giallo. Sembra anche così, in realtà. Beh, assaggiamo tanto. C'è peperoncino dentro. Di cosa sa? Sembra tipo riso, ma non è riso. Mm-hmm. C'è un po' di limone, tipo. Buono. È buono. Non è né dolce, né troppo dolce, né troppo salato. Una ci via sta di mezzo. Alle 4 di mattina. Sì, proprio. Non so cosa sia, ma ci sta. È stato uno degli autobus peggiori della nostra vita. C'è una continua vibrazione, continui salti. Cioè, a momenti saltavamo, arrivavamo al soffitto. E terribile, terribile. Abbiamo dormito? No, non direi dormito, direi più dormiveglia. Sì, abbiamo perso conoscenza. Sì, e basta. E vabbè, comunque appena arriva la luce andiamo a cercare un posto dove almeno lasciare lo zaino grande e un posto per dormire.